Una domanda. Sappiamo tutti quanti che la Regione Lazio sarà commissariata soltanto per altri 6 mesi, dopodiché dovrebbe uscire dal commissariamento. Ieri il Presidente Zingaretti ha dato notizia di una sottostima della popolazione del Lazio per una cifra di intorno ai 313.000 abitanti che l'anno scorso non erano stati conteggiati. Il che vorrebbe dire che per quest'anno ci dovrebbero essere risorse per il Lazio non più del 9,30%, ma del 9,69% del Fondo nazionale, quindi 400 milioni più di euro per la Regione Lazio. Pensate che quel milione di euro che voi chiedete come investimento e magari qualcosina in più potrebbero entrare e riuscire a salvare il nostro ospedale? Allora, questo è il tema che si è posto anche nel convegno di campo politico di parte e che in qualche modo emerge anche in questi confronti che facciamo con la cabina di regia e con chi la rappresenta. Praticamente il trasferimento delle risorse viene fatto a tutte le regioni partendo dagli abitanti. Come spesso succede, voi sapete che c'è una differenza tra residenti anagrafici e residenti del censimento. Vi faccio un esempio. Dal 2002 in questo comune si vota con l'elezione secca, ma non abbiamo superato i 20.000 abitanti. La legge dice che non conta i residenti di anagrafici, ma conta i residenti di censimento. Censimento è un altro concluso. La Regione Lazio, conforme a tutte le regioni che ci sono, formalmente ha avuto da censimento un aumento intorno ai 300.000 abitanti. Il che significa che dovrebbero essere trasferiti completamente fuori. Noi vogliamo che di fatto vogliamo chiudere un accordo che sia serio. In ipotesi ci sono 300.000 abitanti in più, quindi ci sono trasferimenti del Fondo Sanitario Nazionale superiori per 400 miliardi. Il che significa? Che significa? 100 milioni. Milioni di euro. Il che significa, formalmente, che uno può avere più posti letto. Il che significa che se ci sono persone posti letto che per lottare i bracciali abbiamo risolto il problema. Ma ce lo dica. Formalizziamo e sottoscriviamo un accordo che possa portarci verso questo risultato e si faccia. Non è che adesso mi chiudi o mi riconverti, e cioè praticamente mi chiudi e piano piano mi dai un'indicazione di depauperamento, depauperamento e nello stesso tempo poi domani che hai 800 posti letto in più, dove ricordi? Nell'ospedale romano, dove già c'è una situazione molto molto importante. Vedete, il piano del decreto 80, che poi ripeto quello che ancora esiste, prevede che ci siano 30 posti letto in più a Civitavecchia per poter recuperare quella percentuale di cui parlavamo prima, di posti letto per gli abitanti. Ma la cosa incredibile è che Civitavecchia non ha posto. Quindi per poter fare quei 30 posti in più, che sono quasi tutti i posti di chirurgia, dovranno prendere. Siamo nell'incertezza.
guardate che questo è il grande problema italiano, il vero esempio dell'incertezza. Allora, se dicesse che questi soldi saranno trasferiti, in realtà c'è la Conte, che è il vice commissario dell'emergenza, che è l'anima che decide, l'abbiamo chiaro, cioè la decide il rappresentante del ministro, del ministero. Quindi noi di questa cosa non abbiamo parlato, ma lo sappiamo perché c'è stata riferita, basta che sta avendo di sindacato, è stata riferita da Alessio Lamarro, che è il direttore dirigente della cabina di regia. Questa cosa la sappiamo, ci dicessero come vogliono sfruttare questa cosa. Poi partite da questo presupposto, quanti posti dentro hanno la società di mano? 2.900 e qualche cosa, sì, ma no? Se fate il calcolo, facciamo 60, contro loro 60, un piano hanno 40, sono 160 posti dentro che si devono trovare, ma sappiamo Dio, ma io dico 2.970, loro devono ridurre il 6% dei posti dentro a Roma, che potrebbe portare il rapporto, diciamo, al 5,5 tra posti dentro e abitanti. Quindi è una scelta di carattere politico. La scelta di carattere politico è quella del grande peso che la capitale ha sempre avuto su tutte quelle che si fanno, su tutte le scelte che in qualche modo vengono fatte sul territorio, sia da parte da un punto di vista sanitario, da un punto di vista ambientale, da un punto di vista dei rifiuti, da un punto di vista dei trasporti. Questa è la legge. Poi soffriamo chiaramente lo strapotere della grande. Sindaco, scusi, ma il fabbisogno locale, sia medico che ovviamente, cioè, che problematiche abbiamo sul territorio, quante ne abbiamo, quanti medici abbiamo e di quali specializzazioni? Meglio di me, io credo che per quanto ci riguarda, ma da 7 nostri 60 posti di medicina non avrebbe bisogno di niente. Gli ortopedici dovrebbero ritornare perché ci hanno contato la Civitavecchia, bisognerebbe, credo, mettere in piedi una funzionale capacità di anestesia. Cioè, il turnover che in qualche modo dice poi c'è stato detto, allora, senso, quindi è testimone, dice voi avete una struttura di medici chirurghi che ormai sono avanti con gli anni, grazie, io che ci fatico, ho visto quei medici, cioè non ha fatto niente, non ha fatto niente, cosa è andato, il turnover non c'è stato, ma mancano con il suo giovane, sono rimasti vecchi, per fortuna che sono rimasti vecchi, almeno qualcuno è rimasto. Della società di locale, affidando la difesa del
Grazie.
all'interno della cabina di regia, è un rispetto dei medici che mi inerente al processo a tutti. Io non ho diritto. Beh, allora, tanto perché non ho sentito le proposte, né quello che aveva da dire sul solito rettore, che sempre ogni volta che ci incontriamo, con rispetto di quello che dice, io faccio i conti su quello che fa il conto, perché sono stata lei a fare il sito della Comune, a fare il direttore generale, e se fa sul sito della ASP, clicca, con lo stesso compenso, lo vede. Quindi a lui chiederà i conti, si chiederà al direttore amministrativo, e mi chiederà al direttore generale. Ognuno per quanto di competenza fa delle azioni riguardo questo momento. Io lo sento che qua mi vedo, non vedo nessuno che in qualche modo dai territori venga in qualche modo a difendere la situazione, c'è una difficoltà anche nei territori che sicuramente esiste, noi stiamo facendo una battaglia, non che è una, come dire, una battaglia politica, io non devo essere contro nessuno, io mi metto in gioco riguardo per coloro che rappresentano le istituzioni. Coloro che devono prendere provvedimenti su questo tema. Quindi io ho avuto atteggiamenti di critica nei confronti dell'ex sindaco di Civitavecchia per gli atteggiamenti che riguardano la sanità, magari si sono avute, e avrò atteggiamenti di critica o di attenzione nei confronti del nuovo sindaco di Civitavecchia nel momento in cui prenderà provvedimenti che riguardano tutti i territori, perché lui rappresenta la conferenza dei sindaci di 25 comuni. Quindi io ho fatto quello che ho voluto, e questa signora Radicioni, ho fatto solo esclusivamente quello che il mio mandato, forse sicuramente con l'esigenza, che il mio mandato che rappresento mi ha dato la possibilità di fare. Ora lei rappresenta il Tribunale del Palato, lo rappresenta dalla sua parte perché magari qua non gli piace, io mi auguro che il territorio certo di verificare, andare a rappresentare il Tribunale del Palato a Roma, dove ci sono sei volte che ti dice di sicura tre quarti, ti dice di sicura tre, faccia le mani, ti dice di sicura tre, perché noi facciamo è sempre stato un atteggiamento molto trasparente per quanto riguarda
all'inizio, quando abbiamo sostenuto quella certezza che poi il Consiglio di Stato ci ha premiato, e oggi però ci ritroviamo a dover ancora una volta affrontare questa battaglia. E voglio essere ancora più esplicito, qui non c'è nessun amico in regione, non c'è da parte nostra, anche se lei diceva siete tutti della stessa parrocchia, qui non ci sono interessi di parte. Noi in questo momento stiamo difendendo l'ospedale del nostro territorio, a prescindere da chi governa. Le dirò ancora di più, noi non abbiamo assolutamente condiviso né il metodo e né il merito per come sino ad oggi il piano operativo è stato presentato. Nel metodo, perché sin dall'inizio avevamo convenuto che ci sarebbe stato un rapporto tra chi è lavorato nel piano sanitario e le comunità territoriali per vedere insieme come si poteva superare quel maledetto debito che abbiamo ereditato sul tema della sanità, perché non c'è più qualcuno che abbia il nodo di cittadini tracciati. C'è un problema di debito all'interno della sanità e quindi tutti insieme dobbiamo vedere come siamo in grado di superarlo. Sul merito, io ho condiviso questo, sono stati molto chiari i nostri due primi relatori, dove questa ipotesi che è uscita nel piano operativo è un'ipotesi ibrida. Io avrei capito molto di più se per effetto del discorso del risparmio ci fosse stato detto in maniera esplicita quell'ospedale lo chiudiamo, sarebbe stata più pulita la proposta, e invece questa roba di 20 posti di medicina non si capisce cosa sia, e quindi noi abbiamo bilanciato la nostra ipotesi con quel documento che è stato distribuito qui. A questo punto però io penso che noi ci dobbiamo attrezzare per vedere come affrontiamo questa battaglia. Io mi auguro che alla fine sia un impulso di saggezza per risolvere questa questione, però dobbiamo ragionare come se ci trovassimo di fronte a una sostanziale chiusura. Quindi serve ripristinare quello spirito, quelle alleanze, quelle attività che un anno fa abbiamo fatto più o meno, dove abbiamo poi, come dire, portato a casa una sensibilità che aveva portato. Quindi questo è il nostro problema. Quindi io penso che con la riunione di oggi noi l'abbiamo fatta per comunicare alla stampa e ai cittadini qual è la situazione in atto. Dopodiché però dobbiamo sapere che nei prossimi giorni dovremo costruire delle iniziative a sostegno dei documenti che abbiamo scritto attraverso sottoscrizioni di firme, attraverso cartelle da fare all'ospedale di piazza, cioè dobbiamo costantemente manifestare i nostri propositi, perché ci dobbiamo attrezzare per una battaglia piuttosto consistente. Peraltro noi alla Regione Lazio abbiamo detto, guardate, noi non abbiamo la presunzione di dirvi che quello che abbiamo scritto in questa proposta sia la verità. Venite, mandate i vostri tecnici all'ospedale insieme con i nostri per verificare se ciò che noi sosteniamo è credibile o meno. Quindi voglio dire, noi siamo assolutamente trasparenti e questa battaglia noi siamo convinti che deve essere compiuta e fatta. Certo però che ci vuole, bisogna mettere